Bernardino Comandini e Gino Renato Fratini sono di nuovo a Castel di Lama, dove hanno sì asfaltato la strada, ma come è stato fatto il lavoro? Guardate! Ora, lo avete sentito nel nostro sommario, le telecamere di RTM con Bernardino Comandini e il regista Gino Renato Fratini che sono nuovamente tornati a Castel di Lama, dove hanno sì asfaltato la strada, ma come sono stati fatti i lavori? Allora guardate e poi giudicate. Amici di RTM, Bernardino e Gino sono tornati a Castel di Lama. Come le immagini vi fanno vedere, ci troviamo nel punto esatto dell'ultimo servizio, dove vi facevamo vedere l'asfalto appena rifatto e il pezzo di strada lasciato abbandonato con le... Questo lavoro è stato fatto questa mattina, ancora le scarpe, non ve lo posso fare, ve lo faccio vedere, guardate. Io ci metto il piede sopra, l'asfalto si affonda, guardate. Ancora caldo, appena fatto. Parliamo di 2 ore. Noi siamo subito intervenuti, 2 ore dopo siamo sul posto. Guardate, ma poi guardate come l'hanno fatto. Lo hanno appena messo in opera e già qui è bucato, guardate. Qui, come ci passano 4 macchine sopra, l'asfalto è come se non fosse stato fatto, guardate. C'erano 10 operai e 3-4 camion stamattina qui. Guardate che hanno fatto, gira la telecamera Gino, guarda qui. Nemmeno l'attaccatura gli hanno fatto, guardate, guardate. Lo faccio vedere io. Ok, ecco qua. Questo è il risultato di questa mattina, guardate. Vi sto facendo vedere il lavoro fatto 2 ore fa. Ecco, vedete? Questo qui fra 10 giorni è come se non è stato fatto. Soldi buttati, come diciamo noi. Guardate. Guardate. Guardate, guarda bene il Gino. Guarda. Vedi? Guardate, ditemi voi se questo è un lavoro fatto, boh, non so come definirlo, questa è una vergogna, ok? Questa è una vergogna, questa è veramente una presa per il culo, passatemi il termine perché non posso dire altro, questa è una presa per il culo per quelli che pagano le tasse, guardate, è stato fatto 2 ore fa, guardate. Nemmeno un po' d'asfalto liquido sotto per far legare il bitume su sopra. Sotto ci voleva asfalto liquido, perché se non ci mettiamo l'asfalto liquido, questo è come se non ce l'hai messo. L'hai messo sull'asfalto asciutto, non terrà mai. Dopodomani qui c'è di nuovo la buca. Guardate. Adesso ci spostiamo qualche metro. Gino mi segue con la telecamera. Poi dopo, guardatemi bene Gino, adesso ho fatto il servizio perché non so chi ha fatto il lavoro, ma vi posso assicurare che nell'arco di 2 giorni mi informerò chi ha fatto il lavoro e chi per il comune è venuto a controllare. Poi farò nome e cognome in trasmissione, perché questa gente va sputtanata direttamente in trasmissione. La telecamera mi sta seguendo, guardate, ma è possibile che questi schifosi maledetti, perché di schifosi maledetti si tratta, io non riesco a capire come si può fare un lavoro del genere, guardate, guardate, facciamo l'asfalto 100 metri alla volta, la volta scorsa abbiamo parlato che lì c'erano le buche, sono venuti qua e hanno attappato il pezzo di strada, guardate, oggi parliamo di quest'altro pezzo. Fra 15 giorni verranno a fare quest'altro pezzettino, guardate, ditemi voi se vi sembra normale, guardate. Questa è una cosa schifosa, le immagini ve lo fa vedere, guardate qui la buca, qui c'è una buca, qui è sfondato proprio l'asfalto, non c'è, guardate, qui c'è una buca di mezzo metro, voi non riuscite a vedere, ma io ci sono i piedi dentro, qui c'è una buca di mezzo metro, guardate, tutta la strada, vedi, guardate qui. Qui c'è il dente, qui c'è un altro a pezzo, guardate. Guarda qui il tombino,
e se è staccato c'è la buca fino in fondo. Se noi andiamo in fondo anche 300-400 metri, guardate che cosa c'è, vedete? Ma quello che più mi fa imbestialire di questa cosa è che quello che costa non è il bitume e l'asfalto, quello che costa è portare i mezzi sul posto, portare il cantiere sul posto. Quindi questi signori Sozzoni sono tre volte che vengono qui e tre volte loro non l'hanno finito, perché ci verranno altre 20 volte, perché lì non si può lasciare così. Guardate, ma secondo voi, ma avete asfaltato fino a qui? Ma non si poteva fare tutta la striscia? Sì, facevate mezzo lavoro, perché arrivavate fino a qui dove siete arrivati. Guardate, andate qua. Adesso aspettiamo che passi il catamarano. Guardate qua. Scusate, ma questo pezzo non è della stessa strada, sì? Ok, guardate qua che lavoro che hanno fatto. Guarda qui. Io credo, sì, faccio per dire, ma se qualcuno mi vuole smentire lo può fare. Ma secondo voi, e come secondo noi, ma vi sembra una cosa fatta bene questa? No, adesso voglio vedere chi è che è capace a dire che questo è un lavoro fatto bene. Guardate, questa è una presa per il culo, questa è una presa per il culo del cittadino, guardate. Dobbiamo vedere questo scempio, questo è una presa per il culo, è un'offesa al cittadino che paga le tasse. Perché quello che passa qui dice, ma questo deficiente, lo voglio proprio dire, perché di deficiente si può trattare, uno che fa un lavoro del genere, come lo vuoi chiamare? Ditemi, io non riesco a trovare un nome migliore. Guardate, guardate, questa cosa mi fa indignare, per non dire un'altra parola. Guardate qua. Ma come si può? Ma come si può? Ci siete venuti questa mattina, dopo che vi abbiamo reso ridicoli nell'altro servizio. Ci siete tornati per sputtanarvi ancora. Perché noi stiamo qui, signori, per sputtanarvi. Guardate che cosa avete fatto. Ma anche l'operaio che è venuto qui, no? Dice, ma io che sto facendo? Operaio che sei venuto qui, impresa che sei venuta qui, mi dici che avete fatto? Voi mi dovete dire che cosa avete fatto. Se questo vi sembra un lavoro fatto a regola d'arte, fatto bene, guardate. Comunque, come ho detto prima, mi accerterò personalmente e indagheremo per vedere l'impresa che ha fatto il lavoro. Quanto è costata questa porcata? Chi ha firmato il contratto per fare questa porcata? E chi del comune incaricato per il controllo dei lavori eseguiti è venuto sul posto? Farò nome e cognome direttamente al TG, nome e cognome di chi ha fatto questa porcata. Perché adesso basta, signori, adesso penso che sia arrivato il momento di dire basta. Ma quello che più mi dispiace, e lo voglio dire qui, lo dicevamo prima con Gino, è che viviamo in un paese di omertosi, in un paese di gente volta a gabbana. Perché stamattina qui, mentre facevano i lavori, come adesso, saranno passate 100 persone. Ma nessuno, ripeto, guardatemi, nessuno, solo io, Bernardino Comandini, dico anche nome e cognome per chi non l'avesse capito, solo io sto qui a reclamare i vostri diritti, perché questo è un vostro diritto, perché voi questa schifezza l'avete pagata, quindi essendo omertosi omettete quello che dovete fare, parlare. Tutti siete passati qui stamattina, nessuno ha parlato, nessuno ha chiamato i carabinieri, nessuno ha chiamato il sindaco, nessuno ha chiamato i vigili. State muti e rassegnati e subite,
perché questo vuol dire subire. Ma RTM non subisce. RTM è qui per questo, per non subire. Noi siamo qui, è la quarta volta, ci verremo la quinta e con la quinta faremo un bordello che voi manco voi immaginate. Nomi e cognomi verranno fuori di chi ha fatto questa zozzeria, perché questa è una zozzeria. Da Bernardino Comandini e da Gino Renato Fratini, Castel di Lama, il paese degli omertosi, lo voglio ripetere, così lo sapete tutti quello che vi sto dicendo, perché è un paese di omertosi e voltafaccia. Tutti quanti parlate dietro le spalle, ma quando c'è da parlare qui stamattina dovevate parlare e prendere per un orecchio chi faceva questa stupidaggine, e non l'avrebbe fatta sicuramente. Non l'avrebbe fatta, avrebbe fatto un capolavoro, invece no, state zitti e subite. Da Bernardino Comandini e da Gino Renato Fratini, dal paese della schifezza, che questo è un paese di schifosi, questa è una schifezza, guardate bene, non mi vergogno a dirlo, io ci dormo a Castel di Lama e non mi vergogno di dirlo, l'unico che parla in questo paese sono io. Tutti dietro le spalle parlano, guardate che avete combinato stamattina, ma non me la prendo con chi ha fatto il lavoro, me la prendo con chi ha visto e si è stato zitto. Per RTM, Castel di Lama, Bernardino Comandini, Gino Renato Fratini, il numero in sovrimmissione è a vostra disposizione.